Buonasera a tutti i farisiani collegati in questo momento. Abbiamo cambiato location per questo collegamento, appunto live, tutto in diretta. Siamo in castello, il castello di Udine, dove faremo poi più tardi, dopo la proiezione dell'ultimo film in competizione, la premiazione, la cerimonia di premiazione che quest'anno avrà un tono decisamente più dimesso rispetto al solito, ma sarà importantissima appunto per annunciare i vostri film preferiti. Ma visto che in questo momento l'ultima serata è anche un momento per salutare tutti voi, ma non solo voi, anche tutti i registi che dall'Asia si sono collegati con noi in questi 9 giorni di festival, vorremmo così ricordare con delle immagini molto simpatiche tutti coloro che si sono dichiarati faristiani. I'm a Far Easter. I am a Far Easter. I am a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I am a Far Easter. I am Far Easter. I'm Far Easter. I am a 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 Far Easter. I'm a Far Easter. I am a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I'm a Far Easter. I am a Far Easter. I'm a Far Easter. I am a Far Easter. I am a Far Easter. I'm a Far Easter. Volti diversi, volti che appartengono appunto a 8 paesi del lontano Oriente. Registi che hanno presentato in totale 46 film all'interno di questa edizione, ma ne manca ancora uno, ovviamente, che fa parte di questi 46, una premiere, una festival premiere europea. Lui è Derek Zhang, il regista figlio del leggendario Eric Zhang, è entrato nell'industria cinematografica prima di tutto come assistente di Peter Chan, infatti nei suoi film si vede, ha fatto l'attore in alcuni film memorabili del nostro amico Pango Chern, basterebbe citare Isabella, di cui lui stesso è co-sceneggiatore, ma anche, l'abbiamo visto, in un film meraviglioso, Horror, di Pango Chern, che era Dream Home. Poi il debutto alla regia, cioè con un film tutto suo, che era Soulmate, datato 2016, presentato al Far East nel 2017. Ora rivediamo quelle immagini del trailer. Yeah, 你喜欢你什么呀？你喜欢雀什么呀？我就喜欢人都在一起了。如果你想让我留下，我们就留下。这些年，你觉得怎么过来的？七月，你是什么人？可能嘉玲不知道，那我还不清楚吗？七月和你一样，都喜欢他。你那么装的呢？ 那你说你也得装啊？你为什么逃婚？先逃的人不是你吗？对不起，没关系的，等你长大了就会好了。我们都长大了，但却都没变好。我有自由自在的生活，和你一样。 你想去的就去的，想去多久就去多久。我们不是说好了来交换人生吗？我恨过你，但我也只有你。
The Soulmate opera prima di Derek Fan che abbiamo presentato al Far East 2017. Era infatti l'aprile 2017 quando Derek, il regista di questo film, sale sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine e decide di presentare il suo film, il suo primo film, interamente diretto da lui e voluto da lui in questo modo. Vediamolo. Buon pomeriggio a tutti. Dunque, essere giovani a volte non è una cosa facile, chi non lo più lo sa. E sicuramente avere un'amica del cuore a volte può portare gioie e dolori. Questo film lo racconta molto bene, è in anteprima europea, è un film che porta il nome come produttore di Peter Chan e lo presentiamo facendo un grandissimo applauso al regista, lo conosciamo come attore prima, come sceneggiatore, come co-regista e ora regista in toto al 100% di questo film. Quindi diamo il benvenuto dopo 11 anni a Derek Fan. Hello. Welcome back. Very glad to be back. Buonasera. Hello. Hello, everyone. It's my second time in Udine. My last time was actually 11 years ago. So it's been a long time. But this time that I'm back, it's exactly how I remembered it. People are very kind, very nice. Food is amazing. And we finally have the sun today. So that's very happy. And but most important, it's everyone's passion here for Asian cinema. So very glad to be back. I'm not going to say anything long so everybody can watch the film. It was very cold when we made the film. We shot from December to February. And then we even went to Russia for some of the scenes in the movie, as you'll see later on. But it was very cold, but it was a very warm shoot because everybody in the crew, with the actors, we had a very good working relationship. And it didn't feel like work at all to me because it was a very good teamwork and everybody had was like one-hearted. We all wanted to make a really good film. So hope you guys will enjoy it. Thank you very much. You got a lot of awards with this movie, so you must be very satisfied as the director. And you worked with the two actresses. Yes. Wonderful ones. Yes. Can you say something about that? Zhou Dongyu and Ma Sichuan, as you will see, July and Anson in the film, they're up and coming actress in China. Actually, when we were trying to decide who to cast for the film, Zhou Dongyu was actually an actress that immediately came to our mind because we've seen some of her work from the past. And after I met her in person, I felt like she is exactly the person we're looking for to play Anson. Because if you've seen some of her work from the past, she always plays a very next door kind of girl, very timid, shy. But in actual fact, in person, she's completely different. She's a very energetic, very outgoing and very witty kind of girl. And with Ma Sichuan, on the other hand, she's a very cultured, very mannered, well-mannered girl. So we felt that they're perfect for July and Anson. So that's why we casted them for the film. And if you ask me now, I would not know who else to play the roles because they fit it so well. Yes, and you made a wonderful job with them. Thank you. So yesterday, we presented your father with a special award. Yes. And you met him in Udine. Yes. So we heard you didn't know each other, that you were supposed to come here. Yes, so because me and my father, we don't see each other that often because he's very busy with work and I've been getting busier and busier. So just so happened last month, it was like actually 2 weeks ago, 3 weeks ago,
we had like this family lunch, so we were just talking, and then my dad was like, oh, what are you doing in end of April? I was like, oh, I'm going to Italy. He's like, why are you going to Italy? I'm like, oh, for travel? I'm like, no, I'm going to Udine. He's like, oh, I'm going to Udine as well. So that was when we've actually learned that he's actually coming to Udine, and he didn't even tell me that he's getting an award. So I found out that through another friend that he's actually receiving a very, very prestigious award here. So I'm very thankful. So to actually get to spend time with family here as well in Udine. So I'm very happy. It's a very cute story. Thank you very much. Thank you very much. Thank you and good luck. Thank you. Okay? Thank you. So we're waiting for you back. I'll always come back whenever you tell me. But don't wait other 11 years. No. I won't. Thank you. Thank you very much. Thank you. Soulmate, una coproduzione tra Italia, scusate, tra Hong Kong e Cina, ovviamente. Buona visione. E questo era Derek Fang sul palco del Teatro Nuovo Giovanni da Udine nel 2017 quando presentammo il suo primo film, Soulmate. Veramente questa introduzione potrebbe valere anche per il film che vedremo questa sera, Better Days, perché in fondo molto, questi due film sono molto simili e potrebbero essere legati da una sorta di idea comune sulle giovani generazioni e su come le giovani generazioni vivono in questo momento in Cina, e poi soprattutto sono legati dal fatto che la protagonista, come avete sentito appunto dalle parole stesse di Derek Fang, è Joy Dong-yu, che è il volto ormai comune in tutti i lavori di questo grande regista, cioè è uno dei nomi in assoluto di spicco del cinema autoriale cinese di questi anni. Diciamo, Better Days è un dramma potentissimo che è anche e soprattutto una storia d'amore, però. E questo è l'elemento fondamentale per capire questo film, che è una storia di redenzione, di crescita, e anche una storia di vita molto realistica in quella che è la Cina attuale. È ambientato in una grande metropoli immaginaria, ma la vita dei due protagonisti è simile a tantissimi altri teenagers che vivono in questo momento in questi grandi agglomerati urbani che sono le città anche sconosciute per noi occidentali della Cina continentale. Allora, il volto più insomma più amichevole, più bello di questo film è quello di Joy Dong-yu, che recita la parte della protagonista. Lei l'abbiamo vista, ha iniziato la sua carriera proprio con Zhang Yimou, quando la volle assolutamente nel 2010 in un film bellissimo che era Under the Autumn Tree, e poi ha girato anche altri lavori cinematografici con Zhang Yimou, ma anche con tanti altri registi, e soprattutto noi l'abbiamo vista al Far East perché abbiamo presentato nel lontano 2019 il film Nail Clipper Romance, tratto da un racconto di Pango Chun e girato alle Hawaii, di cui adesso vediamo un trailer.是一只假刀人魔的真伪，就像在此一这个世界上有没有风。我才刚准备过平静的生活，这女孩却像龙卷风过境，把海面卷得壮观舞。 那天我舔完，你觉得那个味道特别怪。我们以后也都别见面了。有一个更专业的用，叫做打弯，就好。哎，你听我解释一下。你不用跟我解释，哎，不是，你怎么这么在意我的想法呢？我是你谁啊？对你不是我的谁，但我就是希望你成为我的谁。现在年轻小女生，玩玩就好。 懂得吃的就会是年长。 E Joy Dong-yu in questo film, questo eccentrico lavoro cinematografico tratto da un romanzo, da una novella di Pango Chun, il più folle dei registi di Hong Kong, si chiamava appunto Nail Clipper Romance, l'abbiamo presentato al Far East numero 19, e Joy Dong-yu recitava accanto al grandissimo
Eddie Peng, mentre in Better Days Judo Yu affianca un volto nuovo per il mondo cinematografico cinese. Lui è già noto perché è musicista, un cantante, ed è noto come appunto membro di tantissime boy band che vanno per la maggiore anche in Cina. Si chiama Jackson He e il suo volto, sono sicura, lo ricorderete. A questo punto, prima di salutarvi, intanto vorrei ringraziare veramente tutti il nostro straordinario team che ha lavorato credendo a questa edizione, un'edizione che ha delle caratteristiche completamente diverse da quello che abbiamo sempre in qualche modo inseguito con appunto la formula del festival fisico e del festival tenuto in una sede prestigiosa come quella del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, con 1200 posti e la partecipazione appunto di centinaia di filmmakers star asiatiche. Allora torneremo sicuramente così il prossimo anno, oppure noi questo ci auguriamo, con la vostra partecipazione, il vostro calore, e vorrei che questa sera proprio vi faceste sentire, scriveteci, fatevi vivi proprio, dateci delle segnalazioni, aiutateci in questo momento in cui ci mancate perché ci manca il calore proprio fisico, il respiro di quella platea al Teatro Nuovo Giovanni da Udine che sente e si emoziona quanto noi. A questo punto, prima di lasciarvi e per incontrarvi dopo per l'annuncio dei vincitori, volevo annunciare questa piccola clip, perché abbiamo montato insieme i saluti di molti dei filmmakers che sono intervenuti durante le dirette e che ci hanno salutato a voce ma anche con la manina. E poi passiamo al video messaggio di Derek Tsang, di Joy Dong Yu e anche di Jackson He. Loro tre, i protagonisti assoluti di questa serata, hanno voluto inviarci un video messaggio. Ci vediamo dopo, buona visione. Thank you so much. Thank you so much. So, can I go out? Yes, you can. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Ciao ciao. 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 That we really love it. Bye. Konnichiwa. Arigato. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. See you. See you. Thank you. Thank you. See you bye soon. Bye. Thank you so bye. Much. Bye-bye. Bye. Okay. We will talk more about Korean cinema very soon. Okay. Have a great day. Ciao. Have a good night. Hi. I'm a Far Easter. Hi, I'm Jackson Yi. I play the role of Xiao Lei in the film Better Days. It's the first time that I play the leading role in the film. I hope the movie will bring you strength. Thank you. Hi, I am Zhou Dongyu, and I play Chen Nian in the film Better Days. And I am a Far Easter. Bullying is something that many of us have witnessed or been a victim of. And the physical, emotional, and psychological harm it causes is lasting. To highlight this issue is only the beginning. Educating ourselves and making a difference is an ongoing process. But I believe, like the character I play, courage and friends will ultimately lead us to the light at the end of the tunnel. Because in order to create a brighter future, we need to protect our youth. They will be the ones to lead us in the right direction. And it is our duty to facilitate this. I hope Better Days is as eye-opening for you all as it was for me. And again, thank you for your support. Ciao. Hi, my name is Derek Tsang. I'm the director of the film Better Days. I'm a Far Easter. It's a pity that we can't come to Udine this year. I was actually really looking forward to being at the film festival. The last time we were there was 3 years ago. And I was really looking forward to be back there to enjoy the good people, the good wine, and the good food. But I know everybody tried their best, but because of the coronavirus, we can't be back. So it's a pity, but I know the film festival is still carrying on. So
I hope everybody will support our film, support the film festival, and please do catch our film, Better Days. Thank you very much.